Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e ribenvenuto ad Andrea Mengucci che se ne torna direttamente da una topotto splittata al Pauper Geddon, È il primo Pauper Geddon per te vero? Sì, 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 prima volta che gioco Pauper in un torneo con più di 30 persone, 20 persone e soprattutto, primo torneo cartaceo dopo due anni, quindi contentissimo, contentissimo. Sì, anche questo è importante. Come hai trovato l'ambiente? Ah, benissimo, è stato benissimo. Siamo andati con la Lega Power Mark, eravamo macchinata piena, eh, mi hanno no, pronunciato questa cosa delle, delle leghe, de, delle regioni, eh, soprattutto il. Il nostro, eh, il nostro coordinatore, Iari eh, Grossi, eh, mi ha appunto detto che ogni regione ha il suo coordinatore, che ci sono i bike, che c'è la Coppa del Mondo, insomma un mondo totalmente a me nuovo e mi fa piacere, veramente tanto piacere, che una realtà come il Pauper eh, sia autogestita così bene. Questa cosa del... Eh, appunto di tutte queste persone come Iari che... Semplicemente pro bono, gestiscono, gestiscono il formato per la regione e per la nazione. È stato veramente per me bellissimo. Tanta gente ho incontrato. Che mi ha detto appunto: per esempio, la Lega Popera Abruzzo. Mi hanno. No? tutte queste cose sì. molto di gruppo Che è veramente una cosa piacevole. Sì, sì, sì. Intanto ringraziamo la Lega Popera Abruzzo. Perché noi content creator ci hanno negato questi, questi torcetti se non erro più il vino del pauperista. Che, cioè, ci hanno fatto pure. Pure, pure il logo, incredibile, incredibile. E niente, quindi poi vabbè, il torneo ovviamente è andato bene, quindi ho un ricordo super positivo del torneo anche, ovviamente. Sì, 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 il torneo giocato con Jeskai Ephemerate, che abbiamo testato nelle ultime due settimane circa, abbiamo sì. cercato di tunare appunto per questo meta, io ho preso una marea di schiaffi ieri, una marea di schiaffi, cioè sì, che noi stiamo registrando esattamente il giorno dopo il Power Geddon, ma in realtà da... Morto un po' da cose, da cose particolari. Invece, invece, cosa hai beccato in Svizzera? Allora, il mio torneo è stato... Ehm, Inizia con Mogworths, Goblin Combo, contro il quale non ho eh, mai giocato, sono una volta, e sono, ho perso entrambe le volte di terzo. Perfetto. Poi ho fatto un po' di, di, di chiamate qui e lì, mi hanno spiegato come si gioca, cosa devo stare attento, eccetera. Ovviamente nel torneo non ha pescato First Day of Class nella mano iniziale, quindi non sono morto di terzo. E, però ovviamente è un matchup dove devi conoscere il mazzo avversario cioè Goblin Combo ti richiede tanta conoscenza secondo me sì 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 sì, sì. indubbiamente e... è un matchup complesso sì ma poi eh, preannuncio dicendo che ehm, io volevo personalmente giocare a Affinity ero super dopo il ban di Discepolo super mega forza Affinity fortissimo poi con tutta quella la crescita di dust to dust Boros eccetera non vincevo più sostanzialmente e ho chiamato Mirko, ho detto Mirko senti Team Jeskai e che facciamo e quindi dopo abbiamo iniziato a scambiarci messaggi vocali continuamente. Sì, 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 andate avanti serate con la ragazza che si lamentava giustamente perché non stavo sì. più con lei, però eh, va bene, va bene così, anche perché abbiamo fatto, almeno tu hai fatto top, quindi io sono contento, ne valsa sì, la pena. Sì. Sì, la te... lista è praticamente uguale, abbiamo davvero due carte in croce sì. e questa è la lista che ho giocato io, non so se stai facendo vedere la lista Sì, 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 sì ce l'abbiamo assolutamente a schermo sì, sì, che ho giocato io, no? le cose in comune sono i quattro Fire Ice che è sicuramente qualcosa di inaspettato una carta diciamo che forte contro Fatine ma un... non troppo forte contro Boros e contro Affinity no? Sì. Sì sì, 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 però è una carta che alla fine non è mai morta. Perché quando, quando è ti guadagna tempo tappando, magari anche solo una terra. Che la giocata sì. che a te piace fare di più, da quello che ho sì, capito. Sì, sì, sì. Una carta che devo dire che sul su tuo consiglio, che io non giocavo, ma mi ha consigliato di mettere, che era Don't Cleric di Main, mi ha fatto vincere davvero tanti G1. Perché questo mazzo. ...ha la possibilità di scavare, scavare continuamente, quindi ti trovi un 1x che è essenziale, perché ammazza Makeshift Munition. Esatto. E Dobbringer Cleric più Ephemerate ammazza Eggtron. Sì. O Dobbringer Cleric più Ephemerate ammazza Putrid combo. Putrid Goblin Combo, persino. Perché gli esili il, il Putrid Imp Cimitero. Il Put Putrid Goblin, quindi... eh, sì, 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 sì. Esatto. Quindi una carta in 1x che mi ha fatto davvero, davvero tanto. Quindi sono contento e secondo me altri mazzi dovrebbero giocarla personalmente perché è veramente forte in power sì sì sì. poi a me le carte modali questa la chiamano la carta la carta Lysen perché appunto io ho queste carte che sembrano subottimali ma poi alcuni spot ti fanno vincere a me piacciono tantissimo però ovviamente sono dei chiodi da aggiungere ad un mazzo chiodo come questo sì questo è un mazzo che cambia proprio giorno e notte quando fai welfare di secondo sì Eh è veramente... infatti, infatti all'inizio non mulligavo mai praticamente, però dopo ho capito che invece dovevo spingere un po' di più perché la mano forte di questo mazzo è davvero una mano fortissima, mentre la mano mediocre non è un mazzo forte, ecco. Sì, sì, sì. Poi c'è questo aspetto che in pauper si pesca talmente tanto che partire anche con qualche carta in meno, ma poi fare un drifter e ti recuperi tutto. Sì, infatti questo è sicuramente un mio errore nei primi turni del torneo dove infatti ho perso al secondo turno contro... Ubifate che peraltro ha fatto Topotto. 8 sì. uh, quello che, che mi ha battuto al secondo turno dove praticamente non ho giocato perché ho, tenuto delle mani... cioè, ho vinto la prima e poi ho tenuto delle mani atroci e sono morto senza fare veramente niente quindi lì diciamo mi ha dato un po' una sveglia nel senso se voglio continuare a giocare se no troppo. e poi sì, sì, giocaremo sì. in un'ultima e... è andata meglio diciamo. e il Commodoro come l'hai trovato? E io gran fan del Commodore ho giocato contro 3 Boros sì. Eh, il torneo, e devo dire che contro di loro i Boros, quelli con Sintetizer, Glen e i soliti, no? quelli che adesso sì. vanno tantissimo. Mazzo più giocato che ha fatto 0 top 8. Questa cosa è abbastanza sì. diciamo da, da contare. Perché io, se un mazzo fosse molto forte, però i risultati mi sa che non gli hanno dato tanto, tanto peso. Perché io, per esempio, ho fatto 3-0 contro Boros, ma il Commodoro ha portato davvero un sacco di vittorie, spacchi volanti. Appoggi Commodore, appoggi qualche Sighetorco per bloccare i Travel Inspector e peschi talmente tanto che lo seppellisci, lui fa i suoi vantaggini, ma tu peschi in tu Archeomante più protezione e vinci così. Ovviamente sì. perdi solamente da Maxi Munition a quel punto. Sì, 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 per cui abbiamo il Chierico. Ecco, sul, un commento sulla Meccanica Monarca, cosa, come, la vedi? come la vedi? Ah, io personalmente sono un gran fan. Eh, diciamo la chi è la la. Là... Allora, io credo che... A Magic ci siano tantissimi formati e ogni formato deve avere una sua feature. Cioè, per esempio, non so, il Legacy ha le turno al combo e le vaste. Il Modern ha magari altri tipi di giocate fair, un po' più, un po più fair del Legacy. Lo Standard, il Limite, da a Combat, eccetera. Il Pauper, per me, ha la Monarchia, che è una feature che in altri formati non esiste. e Il Pauper ti insegna a mantenere il board pulito. Ti insegna a. Montare i mazzi con le creature perché se monti i mazzi senza sì. creature, perdi dall'altro che ti fa monarca. Sì. E, e questo secondo me, è una feature del Power. E mi piace, ecco. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque ti, ti crea una sorta di sottogioco molto interessante. Per esatto. chi dei mazzi che fanno più vantaggio di tipo Affinity è un mazzo dove magari la monarchia non è troppo rilevante. Però anche lì è fortissimo. Il monarca. Perché giocano quattro creature in croce. Sì. E se fai la monarchia non te la riprendono più, probabilmente. Ecco, uno dei commenti che mi è arrivato di più è il perché le Galvaniche eh, non, non abbiamo giocato le Galvaniche, ma abbiamo giocato i Bolt. sì Beh, eh, Io posso dire la mia. Io personalmente ho giocato questo mazzo molto meno di te e non giocavo i Sedi del Sinodo quando giocavo Galvanica, e mi accorgevo che avevo 10 artefatti, cioè, cioè era inconcepibile. 10 cioè, artefatti, vai in uh, Metalcraft a turno. Non so, 5-6 on average, e soprattutto con i Dust Dust che ti sai. era veramente uno shock umano. Sì, sì, sì. Io infatti, quando abbiamo deciso di togliere le sedi del sinodo e ridurre anche le two-dinner, ti trovavi con veramente troppi pochi artefatti, e poi bisogna sempre uccidere. Cioè, non voglio trovarmi nella situazione in cui non posso uccidere una Skyfisher, non posso uccidere un termoalchimista. È veramente un disastro, tutto questo. Sì, sì. Sì, Skyfisher non so quanti ne ho ammazzati. Con fulmine, sì, 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 sì. Altra carta oh. molto molto bella è la Soul of Migration. Che secondo me. Eh beh, sì. Svolta Mi so un sacco esatto contro Boros spesso e volentieri, o hai Idroblast di Spell Open. Riesci a fare il solo migration ephemerate e poi vai a vincere delle race, che magari avresti perso in card advantage. Sì, 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 anche per tenere monarca tante volte uh, a Ab Braid. Uh. Altra carta interessante. Ho spaccato parecchie terre a Boros, devo dire, perché loro giocano abbastanza a grandi fornaci entro antico. E fai quella mossa, a turno 2, e... è forte. Sì, 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 quindi abbiamo detto che ti sei beccato Mogwarts, ti sei beccato Ubifate? Poi ho preso uh, Bors, il primo Bors, sì. la... che tra l'altro mi... mi batte la prima. Lui mi ha lega 5, io tengo a 7. E già ero in down perché avevo perso come un cane eh, il round precedente. In più, perdo 7 contro 5, e ti giuro, ero già pronto a droppare sull'1-2. Però poi, niente, poi dopo. Ho iniziato a vincere, ho battuto Boros, ho battuto Mono G, poi cosa ho preso? Un altro Boros, poi ho preso Affinity, eh, no scusa, poi ho preso un altro Boros, ho preso due Boros di fila dopo Mono G e poi Affinity, e penso che siamo sul 6-1. Sì, sì 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 sì. Poi, sì. poi ho fatto, tra l'altro contro Affinity vincendo la prima, che non è proprio facile devo dire. Esatto, esatto, siamo a g siamo sottissimo, poi post side si migliora un sacco con i dust sì. to dust ovviamente. E, Quindi, e tutte le altre. Dentro la prima vincendo il dado, facendo a Bredi secondo su Sede del Sinodo. Quindi magari lui ha un po' perso tempo a settare. Non ha fatto gli oppressori molto più tardi e sono riuscito a fare il Solo of Migration Ephemerate. Cose così per sopravvivere. Ma una partita veramente lunga. E la seconda, bellissima, l'ho raccontata da un sacco di gente perché. Sono un po' esploso in quel momento. Lui mi, ehm, io faccio on the Draw Cran Siegualfare di secondo. Mi setto per il doppio bianco. Ma non ho da studastre. Lui fa Dures e mi vede la mano discreta. avevo tra l'altro Monarca. E, e niente, mi scarto una carta. Io top deck da studastre dalla cima. Tutto giusto, tutto giusto. <ride> e, è stato bellissimo, devo dire. Sì. Con Monarca successivamente immagino. Sì, 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 Monarca protetto da, da Hydroblast di Spelle. Poi. Partita un po' evoluta in maniera strana, però lui dopo altro da studiare, finita le Terre, finito, finito l'amore. Che bello, che bello, sì, sì. Poi la Topot è stata splittata. Eh, sì, da tutti io... quanti. Ho fatto l'ultimo turno, tra l'altro con un altro Jeskai che purtroppo non ce l'ha fatta. Uh, e poi niente, Topot splittata, tutti a casa, zero boss in Topot. Topot molto diverso, molto diverse. Molto diverse. Sì, sì, se non erro so erano due Jeskai, due troni. C'è un trono, quello lì, con i muri mnemonici. E un sì. trono egg. Sì. Poi c'erano due UB, credo uno fatine e uno control. C'è uno UB monarch del nostro braci dei Golden Pigs. Bene, bene, bene. E poi un URS Scred. E' un URS cred. Ecco, UR cred non me l'aspettavo, sinceramente. E un Goblin Combo anche, ha fatto top 8. Whereas non me l'aspettavo con tutti questi Boros nel meta, perché poi alla fine i mazzi più giocati erano Boros e Affinity, e nessuno dei due ha fatto top. Sì, come ci si aspettava sinceramente Boros e Affinity, io mi aspettavo Boros e Affinity, se dovevo dire primo e secondo. Boros sicuramente, guarda, più giocavo e più vedevo che Boros era fortissimo. Però i risultati non hanno dato diversamente. Sì, ha avuto il problema che di base sta sotto Cescai e sta sotto Trono, perché tutti i Troni giocano Fangrave perché hanno paura di Affinity, eh, però battono anche Boros in questa maniera, sì. quindi disastro, un disastro. Infatti quando eravamo lì seduti in Topotto, parlavamo un po' di questa cosa del Boros e tutti quanti, quelli che hanno fatto Top 8, dicevano che avevano fatto 3-0, 2-0 contro Boros. Insomma, tutta la Top 8 aveva battuto Boros e nessuno ci aveva... Cioè, ti fa capire come i mazzi che hanno fatto Top 8 erano pronti a Boros, personalmente, e ci cioè, penso, e, e si è visto, ecco. Sì, 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 sì. Dai, sono veramente contento che ti sia piaciuta questa esperienza e che i Pauper Ghetto ormai vanno avanti da un tot di anni, si sono fermati appunto soltanto per questioni di Covid, eh, ma adesso riprenderanno, infatti il prossimo sarà a Firenze il 3 luglio se non erro, comunque sia più o meno intorno a quella data, quindi mi raccomando, rimanete aggiornati sia dal canale sia eh, tramite Facebook e così via, le varie pagine che eh, seguiranno notizie quando, quando sarà e speriamo di rivederti anche al prossimo Power Geddon, magari sì. vinci pure quello uh, sì, purtroppo il 3 luglio ho un evento in Svezia sempre di Magic Ci sta, almeno lasci un posto in top visto che ormai vinci, dove vai vinci è una roba incredibile sì, no. Sì, sì. Questa settimana riniziamo la nostra lega, la Lega Power Mark. Quindi, sicuramente andrò a giocare ecco. molto bene, quindi lo vedrete lì se siete del posto. Grazie mille, Mengu, per essere passato di nuovo sul canale. Fatto strapiacere! Sì, 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 anche a me. Anche a me, uh, again, uh, di nuovo. Grazie mille per il coaching perché veramente, senza il tuo aiuto, sarebbe stato molto più difficile anche. Ma un sacco di cose, veramente. Le piccolezze di, di questo formato che sembrano piccolezze, ma in realtà sono abissali, cioè il gameplay di questo formato è un'altra cosa. Cioè, non sembra. Non è proprio. Se tu hai i canoni di Magic normali, tante volte ti trovo a non sapere veramente che fare, hai mille carte in mano. È, è difficile, devo dire che il pauper è veramente difficile. E vi piace fare questo mazzo perché è anche una challenge con me stesso, nel senso. No? sono in grado eh, sì, di vivere sì. con queste cose e mi piace, mi piace molto ma che belle parole per questo grandissimo formato ciao